E come vedete, tra l'altro, è una città particolarmente animata da turisti, ma proviamo a sentire qualche voce. Buongiorno, buongiorno, siamo in diretta su Tele4. Sì, l'ha stupito il risultato del primo turno elettorale di Piazza in vantaggio su Cosolini, sì, loro due in vantaggio? Sì, mi ha stupito. Cioè, cosa... praticamente Di Piazza per me è una brava persona e mi piace, insomma, via, basta. Beh, spero che Cosolini recuperi. Spera che Cosolini recuperi. Ma come si spiega questo svantaggio così forte però? 10 punti percentuali al primo turno sono parecchi. Perché ha votato poca gente, no? Soprattutto a sinistra hanno preferito astenersi. Buongiorno. Buongiorno, salve. Deutsche dura, in tedesco non parlo purtroppo. Grazie. Sentiamo la signora invece. Signora, è più divertente da di Paolo questo primo risultato elettorale in vista del ballottaggio di Piazza, 10 punti avanti su Cosolini. Speriamo che vada avanti, con i 10 punti ancora di più. Il ballottaggio si ha paura, no? I 5 Stelle fuori. Ma per me è differente. Non mi ha stupito niente. Mi dispiace, non seguo la politica. Non segue la politica? No, mi dispiace. Hai già l'età per votare? Sì. Ecco, sei andato a votare? Yes. Bene, beh, insomma, questa è già una buona cosa, non chiedo chi, ma insomma, questo abbiamo un giovane che ha votato, quindi insomma, mi sembra una notizia positiva. Io sono molto soddisfatto di questo primo risultato e spero che non aumenti, ma il vantaggio si consolidi anche il 19 di giugno. Di Piazza in forte vantaggio su Cosolini, che ne pensa? Che dovremmo star sotto piazzisti, fascisti e leghisti, altri 5-6 anni. Quanto c'è ancora il ballottaggio però, eh? Certo, si spera, chiaro, ma insomma, non che l'altro è meglio, ma però... Anche il cane si è nervosito. Difatti... No, non chiedete a me. No. Vabbè, il gelato è buono, fin qua mi pare che ci siamo. Chiedo alla signora, signora, ballottaggio di Piazza Cosolini, mi dice qualcosa? Bene. Va bene così? Aspettavo di più un incremento di voti del Movimento 5 Stelle. Ecco, lei è il primo che lo dice, no? Sì, una mezza delusione perché tanti erano convinti che questo movimento faceva più un risultato superiore alle aspettative che in questo momento non ci sono. Siete di Trieste? No, sono di Milano. Siete di Milano, turisti. Anche a Milano c'erano le elezioni però. E anche lì c'è stata una bella bagarre, insomma. Non ho potuto votare. Non ha potuto votare. Qua a Trieste ha votato uno su due, un elettore su due. Ha fatto bene. Perché dice? Perché hanno fatto bene. Tanto non succede niente lo stesso, per cui... Se mia sorella... Scusa, Franca, cosa pensa la sorella? Mi stanno intervistando e devo rispondere, sono in piazza... Siamo in diretta, molla anche la sorella al telefono per Tele4. Quindi sul ballottaggio che mi dice? Chi vince alla fine? Ma Roby o Roby? Ma direi Roby. Benissimo, così abbiamo risolto elegantemente. Grazie, può tornare a chiamare la sorella. No, è ancora in linea la sorella, mi sa...